immaginato che mi fregavi già. Sono prontissimo per l'intervista, chiedetemi quello che volete. Allora, stiamo vivendo un gran momento a livello di squadra, ma sì, non è casuale, nel senso che è frutto del gran lavoro e di questa famiglia che appunto all'interno della spogliatoio si è creata e sta diventando sempre più forte. All'inizio dell'anno dissi che siamo un gruppo di ragazzi applicati che fanno il massimo per raggiungere i propri obiettivi, ma è lo spogliatoio la parte, il clou, dove appunto la gente non vede e non può sapere quello che succede e quello che si dice. All'interno dello spogliatoio ci sono uomini veri che fanno di tutto per il bene del Cesena e ci si aiuta, ci si tira su nei momenti di difficoltà, come è successo all'inizio dell'anno, e questa famiglia deve diventare sempre più forte, sempre più grande, e noi siamo proprio pronti a farla diventare così. Beh, a me è successo già il giorno della firma. Appena sono entrato all'Orogio Stadium è stata un'emozione forte, perché io sono un sognatore e anche un appassionato di calcio da tutta la vita, quindi l'ho seguita anche nella storia recente quando ero in Serie A e ho sempre visto Cesena là, e adesso che ci sono ne sono orgoglioso e sono contentissimo. Poi ecco, giocarci insieme con il pubblico splendido che ha questa squadra è emozionante tutte le volte. Ogni volta è più emozionante della prima. Fare gol all'Orogel è stata un'emozione forte, anche perché il mio gol era il gol dell'1-0 che ha sbloccato la partita, e ecco, proverò al più presto a farlo sotto la curva mare, perché penso che sia un sogno che ho, e ci ho provato anche sabato ma ho preso un palo clamoroso, però dai, arriverà presto. I miei hobby è stare in amicizia, io amo passare del tempo con i miei amici, anche perché da anni che vivo fuori casa, per cui ogni volta che torno sono molto contento di vederli, e sicuramente giocare alla PlayStation, e sono dentro a quel circolo vizioso di Call of Duty anch'io. Sul più forte non mi esprimo, perché mi tocca auto escludermi visto che sono l'intervistato. Di sicuro il più scarso lo conosco ed è Manuele Adamo. Non lo dice perché è lui il più scarso. Tra noi e il tifo si crea qualcosa veramente di magico al triplice fischio dell'arbitro, e ecco, il merito sì è nostro, perché in campo magari diamo tutto, e secondo me questo è passato, è un messaggio che è passato alla nostra gente. Però per noi questo è un dovere, ma è diventato veramente un piacere, perché è un'emozione così forte trovarsi tutti insieme a cantare a fine partita, che speriamo di ripeterla tutte le volte possibili, ecco. Romagna mia, Romagna in fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore, quando ti penso...